Quella che vedete accanto a me è una reliquia che è stata donata da Don Remo. L'avete sentito, avete ascoltato il suo racconto. Ebbene, nel 2016 Don Remo era parroco della parrocchia di Montaquila e ha voluto donare un piccolo frammento osseo che è stato poi incastonato nel reliquiario, anch'esso donato dall'abbazia di Montecassino, proprio in occasione dell'insediamento delle monache nell'abbazia di San Vincenzo al Volturno. Dunque, un'ulteriore testimonianza di questa grande fetta di storia che ha voluto unire popoli e paesi diversi nel segno della speranza e della rinascita. Siamo in compagnia di Suor Nazarena che ci ha già anticipato un aspetto importante di questa storia, l'avvento delle monache in questa abbazia. Dunque, dopo l'eccidio dei monaci volturnensi è stata ricostruita questa abbazia e adesso c'è anche un convento. Ecco, qual è il filo conduttore di questa storia? Negli anni 90 sono arrivate tre monache americane del Connecticut, dal convento Santa Maria Laudis. Hanno rimesso in piedi tutto, hanno fatto un lavoro da leone, madre Miriam, madre Agnese, madre Filippa. Poi loro sono arrivate oltre 80 anni e non reggevano più in questo luogo così ampio, anche con questo verde che è difficile da tenere l'erba bassa. L'abate di Montecassino, anche su richiesta della popolazione, perché qui è un centro, noi custodiamo la fede dell'Alto Volturno, ha richiesto una presenza monastica. L'abate di Montecassino precedente, Don Donato Ogliari, che adesso è abate di San Paolo fuori le mura, ha contattato la nostra madre, perché per grazia di Dio sono nate più fondazioni da noi. E all'inizio era tutto molto titubante, la prima volta che abbiamo visto il luogo c'era erba alta, faceva un attimo paura questo luogo, era desolato, era abbandonato già da un anno, quindi potete immaginare lo stato in cui era. Poi la madre Badessa era qui invece per riposare qualche giorno e il giorno in cui lei sarebbe dovuta ripartire la notte, il Signore ha mandato il terremoto, quindi ci ha fatto fare un discernimento a modo suo. E noi, per grazia di Dio, ci siamo trovate dopo un terremoto in una signora abbazia. Direttore, un finanziamento di 5 milioni di euro che però incontra un dato leggermente più drammatico, un calo delle presenze. Quali sono gli interventi in programma da parte della Direzione Regionale dei Musei? Sono interventi progettati per fare di questo parco un parco fruibile e inclusivo. I dati che lei definisce drammatici, io non sarei così drammatico, direi insomma dati che di cui bisogna tenere conto e ripartire capendo che forse fino ad oggi non abbiamo fatto abbastanza per dare valore a questo luogo. Dare valore significa sì tutelare, sì proteggere, ma renderlo fruibile e raccontare la straordinarietà e l'unicità di questo complesso monastico. Lo si farà. Lo stiamo già facendo e questi soldi li impegneremo attraverso progetti che già stiamo elaborando e cominceremo a mettere in atto dal 2025 per concluderli tra il 2026 e il 2027. Quali in particolare gli interventi?
rifaremo le coperture della zona settentrionale che hanno più di 30 anni, rimettiamo in luce tutti gli apparati decorativi, quindi sia i pavimenti realizzati dagli stessi monaci e siglati dai monaci, ma anche la cripta di Giosuè, e soprattutto avvieremo una manutenzione programmata ordinaria che è, diciamo, la medicina che consente di tenere sempre fruibili questi apparati decorativi. Oltre a questo, stiamo procedendo alla digitalizzazione di un patrimonio sommerso di migliaia di reperti importantissimi che abbiamo nei nostri depositi, e attraverso questa digitalizzazione li ripresenteremo in gran parte al pubblico. L'eredità dei monaci vittime dell'eccidio dell'881 è raccolto in alcune pagine nel Chronicon Volturnense, di cui lei ha individuato alcuni brani particolari. Perché questa scelta e perché questi brani? Beh, mi è parso bello, giusto, al termine della celebrazione, ricordare i monaci con le stesse parole con le quali è stato ricordato l'eccidio da parte del monaco Giovanni nel 1200 e qualcosa. Ecco, un eccidio che è il primo segno dell'opera di cristianizzazione di questa comunità e che ancora oggi, insomma, porta con sé i segni di un evento brutale che però ha saputo dare origine invece a una nuova speranza, tant'è che oggi siamo qui in questo luogo 30 anni dopo ricostruito. Sì, diciamo che questo sacrificio dei monaci alla fine è valso la perpetuazione del loro ricordo, perché abbandonato quel sito dopo la distruzione e passati da quest'altra parte del Volturno, il sito si è ricoperto ed è giunto sino a noi intatto, e se noi sappiamo oggi come viveva un monastero dell'Alto Medioevo, ecco, lo dobbiamo proprio a questo. Perfetto, grazie. Bene amici telespettatori, il nostro viaggio finisce qui, ma non finiscono qui i nostri appuntamenti. Vi ricordiamo infatti che potete continuare a seguirci sui nostri canali on demand e sui nostri profili social.